Domani alle 11, sapete che faccio così un po' di scena, siccome il programma è ricco non me lo ricordo tutto a memoria, domani alle 11 al Circolo dei Lettori abbiamo un incontro, un concerto, non un vero e proprio concerto, gratuito ovviamente, con la cantante Giuppi Paone e il pianista Umberto Petrini, che era qui l'anno scorso, a una sorta di reading musicale di Mexico City Blues di Jack Kerouac. E quindi c'è un filone letterario il cui momento culminante è sicuramente il concerto di questa sera, che come si capite, sapete, si chiama Rava on the Road, è dedicato ancora a Kerouac e al libro sulla strada di Jack Kerouac. Ora io le domande sono per il pubblico, i giornalisti che vogliono intervenire, ripeto, in maniera molto informale con una chiacchierata, però rompo il ghiaccio e, conoscendo Enrico da molti anni, so che Enrico è un buon lettore, è una persona che quando insomma posa la tromba ama leggere e rileggere anche testi, diciamo, di letteratura molto molto diversi. Allora, ci dici qualcosa del tuo rapporto con questo libro? È chiaro che è un libro legato al jazz, c'è tantissima musica dentro, no? Però vuoi dire che anche un musicista che sta sempre on the road, insomma, che cosa ti lega a questo libro, se c'è qualcosa che ti lega? Beh, mi legano dei ricordi dei miei anni giovanili, perché quando avevo una ventina d'anni, anche meno, Kerouac, eccetera. Mi puoi rivolgere direttamente. Mi avevano ovviamente affascinato, perché amavano il jazz, parlavano del jazz, tentavano di fare quella che descrivevano la scrittura jazz, che secondo me era fallita clamorosamente, comunque tentavano. E quindi mi affascinava molto questa idea. Io a quell'epoca ero ancora a Torino, che lavoravo in un lavoro normale, e quindi questa vita on the road... Lavoro normale vuol dire che non facevi musicista. Appunto, questa cosa on the road mi affascinava, di andarmi ovviamente fuori dai piedi e girare. Quindi mi lega quello soprattutto. Poi io non sono un grande fan della letteratura della degeneration, però poi sono sempre stato legato con la cosa, perché, per dire, quando io abitavo a New York, nel palazzo in cui abitavo io abitavo a William Burroughs. Incontravo sempre in ascensore, tanto per dirne uno. Cioè sul citofono c'era Rava e Burroughs. No, non diceva Rava e Burroughs, però ci incontravamo in ascensore. Stavamo entrambi a dei piani altissimi, che infatti io non mi sporgevo mai dalla finestra perché sono così altissimi. E poi che altro? Ah sì, poi mi è capitato anche di fare un concerto con Lorenzo Ringhetti, che tra le altre cose è anche quello che ha dato inizio a questa libreria che esiste ancora oggi, che si intitola San Francisco. Quindi questo è quello che mi lega così, una cosa sentimentale. Invece quello che fa sì che mi venga ancora di più a questo progetto è che, tipo, adesso non mi ricordo, 10-12 anni fa mi è stato proposto dal Festival, dal Teatro Sociale di Rovigo, di fare la musica per un balletto sulla degeneration, che era veramente la storia di Jack Kerouac, no? Cioè, ed era veramente un balletto molto bello, quello che era fatto da Robert North. E quindi io ho scritto queste musiche, però siccome io non sono capace a scrivere per orchestra, ho scritto le musiche, poi ho chiamato un musicista straordinario, che Paolo Silvestri, che le orchestrasse e le arrangiasse, e avevamo fatto questo balletto che a me piaceva moltissimo. Io non suonavo tra parecchio, lo so scritto in più. Quando è venuta fuori l'offerta, no, di fare questo concerto stasera, l'idea immediatamente è saltata fuori, perché veniva proprio, come si suol dire, a fagiolo. Si è trattato da parte di Paolo di fare un lavoro di cambiamento, quello era la musica per un balletto, questo era un concerto con il quintetto, più, no? Quindi io ci suono, suoni, quindi qui ci fate fare dei cambiamenti, per cui questa di stasera in effetti sarà la prima, e spero non l'ultima, questa è la genesi. Certo. Ci sono delle domande per Enrico? Brava, non siate timidi. No, non c'è la domanda. Io sì, no, c'è.
Riprendendo un po' The Forest, riprendendo un po' The Forest and the Zoo, l'album che diciamo, ha spiegato meglio le sfumature del free jazz, volevo chiederle quanto di quell'album si è portato ora con sé a Torino e anche per quanto riguarda la relazione con Steve Lacy, quanto gli è rimasto anche oggi? Beh, per me che ero un ragazzino praticamente, essere stato scelto da Steve Lacy, poi tanto mi ha portato negli Stati Uniti, mi era stato, a parte una soddisfazione enorme, un piacere enorme, mi è stato andare all'università e fare prendere 4 lauree in 3 mesi, in un anno, cioè, quindi molto mi è rimasto di quello, mi è rimasto molto di primo luogo perché The Forest and the Zoo abbiamo inciso a Buenos Aires durante una dittatura che era la dittatura di Onganía, che era una dittatura rispetto a quelle che ci sarebbero poi seguite, molto soft, ma soft un bel niente, era una dittatura, dove fare attenzione a cosa dice, non può leggere questo, non può leggere quell'altro. Quindi per me è stata un'esperienza fortissima che mi ha fatto nascere un amore immenso per quella città, per la sua gente, tant'è che quello che mi porto dietro di The Forest and the Zoo, più che un fatto musicale, è proprio un fatto umano, fortissimo. Grazie. Qualche altra domanda su ancora Enrico Rava? Prego. Buongiorno. Allora, comunque, il progetto quindi di collaborare con un'orchestra sinfonica parte da lontano, dalla metà degli anni 90, se non mi sbaglio. Cosa rappresenta questa sintesi? Una forma di rivoluzione, pura sperimentazione artistica o cos'altro, insomma? Beh, l'orchestra, ovviamente l'orchestra sinfonica, ha una gamma di colori, la possibilità di una potenza straordinaria, così come una gamma anche di dinamiche che con un piccolo gruppo, ma neanche con una big band, non si possono assolutamente ottenere. Io avevo già fatto una cosa, cioè la mia prima esperienza in questo campo l'avevo fatta proprio con Maurizio Gianmarco, che è sotto lì, che aveva scritto per una sinfonica di Cagliari. Aveva orchestrato e arrangiato una serie di brani miei e avevamo fatto questo concerto. Devo dire che purtroppo non era l'orchestra del Reggio, perché l'orchestra del Reggio in questi 2 giorni che ho fatto di prove con loro è straordinaria, sono musicisti oltre ad essere bravissimi, rapidi, soprattutto sono anche disponibili, non sono lì con l'orologio, adesso scatta il straordinario, no, vogliono che le cose vengano bene, quindi è stato un grande piacere, almeno questo poi lo diceva anche Paolo che ci ha lavorato seriamente. Invece a Cagliari era stato un po' più difficile, Maurizio si era dovuto fare una fatica, però era avuto un bel concerto, anche Maurizio è un grande musicista. Poteva che venire una bella cosa, quindi alla fine lavorare con una orchestra sinfonica non lo farei tutti i giorni ovviamente, perché lascia molta meno libertà a noi musicisti, però quando si fa è bellissimo, perché io ieri per me mi sono emozionato a sentire proprio certi brani miei che quando li ho scritti mi sembrava una stupidaggine, invece l'orchestra è l'ultima cosa che ricordo, l'ho scritta io, complimenti.